Buongiorno a tutti, io sono stato contattato dal ministro Orlando per partecipare a questo evento, purtroppo non posso essere lì. Ne ricevo tante di richieste di partecipazione ad eventi. Questo ministro mi è stato simpatico per telefono, devo dire, perché ha detto che sta tentando di parlare di detenzione, di problemi legati alla detenzione nelle trasmissioni televisive, ma non se lo caga nessuno perché dice che non fa audience, quindi li chiudono le porte, e mi è stato simpatico il ministro Orlando, che poi sono andato su Wikipedia a vedere la faccia perché sinceramente non ce l'avevo presente. Lo saluto, saluto tutte le autorità presenti in questa manifestazione. Che cosa posso dire? Come dare il mio apporto? All'inizio non volevo fare questo video, poi mi sono ricordato che io sono anche una persona non stupida, diciamo, ho studiato il diritto costituzionale e qui c'era scritto, peraltro presi anche un voto alto, c'era scritto all'articolo 27 che la detenzione deve avere una funzione anche rieducativa. Purtroppo sappiamo che non è così. Noi tendiamo poi ad allontanare le persone che hanno subito una condanna come fossero, diciamo, macchiati a vita. Non dovrebbe essere così. Io mi auguro che un giorno un ex detenuto possa entrare in una banca e essere ricevuto da un direttore che gli dice: ah, lei è stato in carcere, le do il mutuo perché lei è rieducato. O che ne so, che si votino i politici perché sono stati in carcere, perché il cittadino dice: ah, questo è stato in carcere, quindi è rieducato e io lo voto. Mentre sappiamo che per adesso è il contrario, cioè uno prima viene eletto e poi lì viene diseducato e va in carcere. Nella speranza che il mondo un giorno possa cambiare, io volevo esprimere la mia vicinanza a quante persone soffrono delle condizioni purtroppo non agevolissime in cui si trovano nelle carceri. Ho iniziato la mia carriera facendo un personaggio che salutava proprio gli amici della casa circondariale di Taranto, di Trani, con l'augurio di una presta libertà. Era il cantante neomelodico, diciamo, l'unica figura vicina a voi. E lo rifaccio: saluto le case circondariali di tutta Italia con l'augurio di una presta libertà e una mitragliata di baci. Questo è un altro gergo, diciamo, neomelodico carcerario. Vi voglio bene, ciao a tutti.